ecco alcuni messaggi che potete inviare per la festa del 6 gennaio 2018. Le festività di Natale sono passate e molti utenti si sono messi alla ricerca della frase perfetta da augurare al proprio compagno o ai propri parenti e amici. Alcuni di questi utilizzeranno sicuramente le nuove tecnologie, che permettono di mandare messaggi a moltissime persone con il minimo sforzo. Stiamo naturalmente parlando di WhatsApp, che con un solo clic permette di inviare il messaggio ad un gruppo di amici o conoscenti. Ma dopo le festività natalizie ed il Capodanno del 31 dicembre 2017 è arrivato il momento di pensare all'ultima festa. Stiamo naturalmente parlando dell'Epifania, che si festeggia il 6 gennaio. Anche qui è possibile trovare alcuni messaggi e frasi carine da mandare a tutte le persone che vogliamo. Messaggi d'auguri per il 6 gennaio 2018. Ecco alcuni messaggi ironici che possiamo inviare il 6 gennaio 2018. Ma lo sai che i miei amici non credono che io conosco la vera Befana? Potresti girarmi una foto? Il freddo sta sterminando un bel po' di befane, per favore cerca di coprirti bene e non farmi stare in pensiero. Ma solo io sapevo che la festa delle donne era l'8 marzo, solo ora scopro che la vostra festa è il 6 gennaio. Vi faccio tanti auguri befane. Quasi sempre molti uomini pensano soltanto che le donne vengano assunte per la loro bellezza. Per fortuna tu non hai questi problemi. Tanti auguri Befanella. Frasi romantiche per la Befana. È possibile trovare anche alcune frasi molto romantiche da dedicare alle vostre compagne. Io posso dire di avere l'onore immenso di conoscere la Befana più bella e dolce. Come ogni anno ti prenderai i miei sogni per trasformarli con il tuo immenso amore in realtà. Al momento sei il mio presente ma vorrei che tu fossi anche il mio futuro. Tanti auguri mia bella Befana. Un'altra frase molto romantica potrebbe essere la seguente: tanti auguri a tutte quelle Befane che con una scopa riescono a spazzare via tutti i nostri più grandi problemi. L'unica vera donna è proprio questa qui, nella vita di tutti i giorni e nelle favole per bambini. Queste frasi sono molto piaciute a tante persone e molto probabilmente verranno utilizzate proprio per l'Epifania, che ci sarà tra pochissimi giorni. Per ulteriori informazioni sulle frasi da dedicare durante le varie festività, continuate a seguire questo profilo utente cliccando il tasto segui che potete trovare accanto al nome dell'autore, che ha pubblicato questa notizia.